si può fare di concreto per contrastare il cambiamento climatico? Un'azione concreta. Beh, le azioni concrete quotidiane ovviamente della vita di tutti i giorni è essere più responsabili nello smaltimento dei rifiuti, comunque essere responsabili nella differenziazione della plastica, dalla carta, nel piccolo. Poi ovviamente nel grande ci sono tutte delle altre azioni che si possono compiere, ma nel piccolo prevalentemente queste cose. Un'intera giornata dedicata al tema della convivenza con il cambiamento climatico. Questo è stato Adaptation, convegno organizzato dall'Università e dal Comune di Torino in collaborazione con la città metropolitana, che si è tenuto giovedì 3 ottobre nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale. Due i temi in discussione: la riduzione dei danni attraverso una modifica dei comportamenti e delle abitudini, il tema della sostenibilità, e l'adattamento ai mutamenti irreversibili determinati in natura dall'azione dell'uomo, il tema della resilienza. L'incontro era diviso in due momenti: la mattinata era riservata agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia, mentre il pomeriggio era indirizzato agli adulti. Il saluto alle scuole è stato portato dall'assessore all'istruzione e all'edilizia scolastica della città di Torino, Antonietta Di Martino, dalla consigliera della città metropolitana con delega all'istruzione, Barbara Zarà, e dal nuovo magnifico rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna. Siamo insieme a ragionare su alcuni di questi grafici, per esempio questo qua. L'adattamento è una delle misure che bisognerà adottare insieme alla mitigazione per contrastare i cambiamenti climatici, cioè vuol dire cercare di convivere in maniera positiva, propositiva, con i cambiamenti che sono già in corso o che inevitabilmente arriveranno nelle prossime anni, nei prossimi decenni. Quindi adattamento da una parte, e vuol dire, non so, per esempio costruire barriere contro le inondazioni nelle zone che saranno più soggette a mareggiate o un innalzamento dei livelli dei mari, vuol dire predisporre colture più resistenti alle siccità o alle forti piogge, favorire corridoi per la migrazione delle specie, cose di questo tipo. Accanto a questo c'è la mitigazione, sono due facce della stessa medaglia e nessuna delle due è efficace se presa da sola. La mitigazione vuol dire invece agire sulle cause che hanno generato questi cambiamenti, quindi in primis ridurre le emissioni dei gas a effetto serra in atmosfera di origine antropica. La città metropolitana, oltre a lavorare con le altre istituzioni per andare a generare una rete importante che effettivamente lavori sul territorio per contrastare quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, cerca di lavorare insieme ai giovani per rendere consapevolezza in loro e in particolare per far emergere delle progettualità, perché vogliamo andare a costituire quelle che si chiamano le scuole green sulla città metropolitana. Questo non deve essere inteso come un bollino assolutamente, ma deve essere intesa come una idea di lavorare insieme per costruire delle scuole più sostenibili.